Questa è un'interfaccia che rappresenta una struttura dati astratta, appunto, che è lo stack, struttura che viene, i cui elementi vengono gestiti con politica LIFO, last in, first out, l'ultimo è entrato e il primo ad uscire. Questa è un'interfaccia parametrica. Significa che questa struttura dati può contenere qualunque tipo di oggetto, indicato con questa lettera T, spesso con le collezioni si usa anche E, che sta per element, ma io ho messo T, è uguale. Andiamo ad implementare tre classi concrete, cioè realizziamo tre classi concrete che implementano questa interfaccia e che dovranno quindi definire il codice di ogni metodo. Le classi sono stack imp array, che deve fornire un'implementazione con gli array, con una struttura interna basata su array. Stack imp arrayList, che invece utilizzerà un arrayList come struttura interna. E poi stack imp linked list, che utilizzerà una linked list. E abbiamo iniziato a lavorare su questa. Abbiamo creato questa classe stack imp arrayList, implements stack, e abbiamo dovuto specificare un tipo per questo stack, perché altrimenti ci dava errore. Poi abbiamo creato i metodi, veramente abbiamo iniziato a crearli. E possiamo andare avanti a crearli, se volete finisco, perché poi vi faccio vedere ancora un ulteriore passaggio in avanti. Quindi, il primo metodo è quello, lo vediamo da qui, dai commenti che ci sono qui, è il metodo che inserisce un oggetto in cima alla pila. Noi abbiamo deciso che la cima, per noi, è il primo elemento della lista, quindi l'elemento che si trova nella posizione 0. E per nostra comodità, ma anche per questioni stilistiche, abbiamo definito una costante di classe. Questo termine, costante, immagino che tutti voi sappiate cosa vuol dire, ma di classe significa che è condivisa da tutte le istanze di questa classe. Ogni istanza che vado a creare condivide, può accedere e condivide questa costante, che è uguale per tutti ed esiste anche in unica copia, oltretutto. Unica copia. Quindi se la cambio per tutte le istanze. Poi, come avevo detto, usiamo un ArrayList per andare a contenere gli elementi, perché noi definiamo un tipo di dato, però abbiamo bisogno di una struttura che mantenga questi dati. E scegliamo, abbiamo scelto l'ArrayList. Quindi utilizzo per definire la variabile stack la interfaccia list, ma creo un'istanza con la classe concreta ArrayList, che appunto implementa list. Poi il metodo push quindi deve inserire l'elemento in cima a questa lista. Siccome stiamo usando la classe ArrayList, andiamo a vederla. Contiene una serie di metodi add, che sono gli stessi che troviamo nell'interfaccia list, che permettono di inserire elementi dentro questa ArrayList. Siccome noi vogliamo inserire in una ben precisa posizione, la posizione 0, dobbiamo usare questo metodo qui, add, il quale restituisce un void stack.add. Per richiamare il metodo add devo richiamarlo su un'istanza di ArrayList, quindi su questa variabile qua. Stack.add, poi gli passo l'indice che è dentro a questa costante add e l'elemento da inserire, che è il parametro che ho passato qui. Poi non restituisco null. Se vi ricordate, questo metodo push deve restituire l'elemento inserito. Quindi vado a restituire l'elemento x. Poi c'è il metodo pop è quello che deve andare invece a rimuovere e restituire l'oggetto in cima alla pila. Noi sappiamo che dobbiamo rimuovere il primo elemento di questa lista, di questa ArrayList, e
e possiamo usare quindi il metodo remove con parametro intero index, che rimuove l'elemento che si trova in questa posizione. Oltretutto questo metodo ci restituisce anche l'elemento che abbiamo rimosso, che è proprio quello che dobbiamo fare noi. Quindi si tratta di richiamare questo metodo. Per cui qui nell'implementazione vado a scrivere subito un return, senza bisogno di fare altri passaggi intermedi, return di stack punto remove head, rimuovo dalla head e restituisco. Poi c'è quest'altro metodo, top, che ci restituisce l'elemento che si trova in testa allo stack, ma non va però a rimuoverlo. Allora non possiamo più usare il metodo remove, ma c'è un altro metodo che ci permette di andare a prendere un elemento che si trova a un certo indice, che è questo qua, il metodo get. Il metodo get accede alla struttura, prende l'elemento che si trova nella posizione specificata come parametro e lo restituisce. Quindi qua scriverò return di stack punto get head. Infine, il metodo isEmpty è il metodo che restituisce true se la lista è vuota, false se la lista invece non è vuota. Quindi anche qui è molto semplice, perché c'è un metodo che si chiama nello stesso modo, non a caso, che è il metodo isEmpty della classe ArrayList, che restituisce esattamente gli stessi valori. Quindi basta richiamare isEmpty della classe ArrayList. Per cui di nuovo questo lo posso cancellare e vado a restituire subito stack.isEmpty. Infine, clear, questa volta, no, nemmeno infine, c'è ancora size, quasi infine, ma insomma inutile che sono lì, esistono il metodo clear e il metodo size anche per ArrayList. Clear restituisce niente, cancella gli elementi contenuti, size restituisce la dimensione, quindi senza andare avanti e indietro dalla documentazione, qua richiamo il metodo clear su stack, sto richiamando il metodo di ArrayList. Si chiamano nello stesso modo apposta, per creare più confusione. E poi il metodo size, che invece restituisce la size dell'ArrayList, quindi return di stack.size. Questa classe che ho creato funziona solo con le stringhe. L'abbiamo deciso noi, però se io volessi invece utilizzarla con degli integer, con dei numeri, non funziona. Dovrei cambiare il codice, perché dovrei andare qua a mettere integer invece di string. Però anche qui, integer. Quindi dovrei fare una copia di questa classe solo per gli integer. Ma scusate, ma allora i generics a cosa servono? Cioè, se io faccio questa roba qua, in realtà sto duplicando poi del codice, che è assurdo duplicarlo, visto che ho la possibilità di creare classi e interfacce parametriche. E allora perché non rendo parametrica anche la mia classe? Come si fa a renderla parametrica? Basta andare a scrivere qua di nuovo un tipo generico, mettiamo T sempre, e qui aggiungiamo una T. Naturalmente adesso mi dà errore, perché mi dice che non ho implementato i metodi, ma non è vero che non li ho implementati, che devo cambiare qualche cosa qua. Per esempio qua devo mettere T, non posso più mettere string. Dove c'è string devo andare a mettere T. Oltretutto posso anche fare CTRL F e scrivere string, scegliere case sensitive, così mi distingue tra maiuscole e minuscole. Metto string
e sostituisco replace with T. Ctrl F. E poi faccio replace all. Bisogna fare attenzione che non vada a rimuovere, a rimpiazzare altre cose. Poi bisogna controllare un attimo. Allora, mi ha sostituito tutto? Sì, vedete dove c'era stringa, adesso c'è T. Adesso sì che ha senso questa classe, perché io la posso usare sia con le stringhe, sia con gli integer, con i double, con qualunque oggetto, anche con eventuali oggetti che vado a crearmi io. Bene, adesso, prima di procedere con le altre implementazioni, vado a fare un test. Allora, test della interfaccia stack. Stack, test. Mettiamo un main. Mettiamo un main, finish. Cambio nome, abbiate pazienza, Per cambiare nome si fa anche velocemente così. Stack, string, test. Lo cambio qui, mi dà errore. Mi posiziono con il mouse sopra senza cliccare e scelgo rename file. Così mi cambia il nome. Molto più veloce che andare a fare refactor, rename, eccetera. Quindi gli ho cambiato il nome perché poi creerò il test stack, integer test. La prima cosa da fare è creare la struttura, cioè creare l'istanza di stack, userò l'array list, stack int array list. Quindi creo lo stack. Qua scelgo di implementarlo con l'array list, quindi attenzione, stack, nome della interfaccia, non della classe concreta. Stack, qualcuno si confonde quando io uso lo stesso nome per il tipo e per la variabile, ma è consuetudine farlo in Java, perché tanto si distingue tra maiuscole e minuscole, quindi stack con la S maiuscola è una cosa, stack con la S minuscola è la variabile. Non c'è, diciamo, possibilità di confonderli. Uguale, new, no, stack non posso usarlo come costruttore, perché stack è un'interfaccia, quindi non ha costruttori, non possiamo creare istanze di interfaccia, ma posso creare l'istanza della classe che implementa questa interfaccia, cioè della classe che ho appena scritto, stack int array list. Quindi creo un'istanza di questa classe però essendo questo un tipo parametrico gli devo dire cosa ci metto dentro, quindi vicino a stack l'interfaccia tra parentesi angolari metterò string. E poi vicino a stack int array list, lo so, sono nomi un po' lunghi, però così è più chiaro per voi, forse, metto solo le parentesi angolari senza la necessità di ripetere string. Poi mi dà errore perché devo importarle queste classi, perché si trovano in package diversi. Stack e stack int array list sono in un package diverso da test. Quindi o mi posiziono sopra. E attenzione, non devo importare stack da java.util perché quella è la classe di Java. Devo importare stack dal package stack, che è il mio. E qua stack imp, qua non si può, c'è solo questa, non ci sono classi di sistema che hanno questo nome. Ecco, fatto. Ho creato lo stack. Dunque, dicevo, creo lo stack. Adesso inserisco due stringhe nello stack. Per inserire le stringhe nello stack vado a vedere in questa classe come si chiama il metodo, l'abbiamo appena fatto, però rivediamolo un attimo. Devo usare push. Prima di tutto faccio questa cosa. Stack iniziale. Stampo lo stack, però guardate se adesso eseguo cosa succede.
Cosa manca? Manca il toString. Non lo metto nell'interfaccia, lo metto nella classe. ToString, quindi aggiungo il ToString, source generate ToString. Generate. Adesso rieseguiamo. E la stringa, sì, la stringa, lo stack iniziale, vedete, è vuoto. Non contiene niente. Adesso inserisco le due stringhe, quindi stack.push, aperta tonda, la lettera A, sì, punto e virgola, e poi stampo di nuovo, questo per farlo vedere a voi, Ctrl C l'ho fatto, sì. Stack dopo l'inserimento di A. Adesso inserisco B. Vado a strappare lo stack dopo l'inserimento di B. Vediamo cosa succede. Dopo l'inserimento di A, vedete, c'è A, ma dopo l'inserimento di B, c'è B seguito da A. Perché? Perché stiamo inserendo dalla testa. Ed è giusto che gli elementi vengano inseriti in questo modo, perché noi abbiamo stabilito che la testa è all'inizio di questa lista. Il nostro push funziona. Dopo aver inserito le due stringhe, vado a farmi restituire la stringa in cima, quindi faccio il test del metodo top. Quindi test di top. Quindi mi aspetto B. Qui non metto stack, ma metto stack.top. Mi aspetto B e difatti ottengo B. Posso provare adesso ad eliminare l'elemento in cima. Quindi test di top. Mi aspetto B di nuovo perché vado a estrarre il primo elemento. Qua richiamo il metodo pop. Poi vado anche a stamparmi di nuovo la stack completa, perché vediamo che se effettivamente è stato rimosso l'elemento. Stack dopo la rimozione, dopo la chiamata di pop. Più semplice. E qua stampo solo lo stack. Qua ho fatto il test di pop, mi aspetto B, stack dopo la chiamata di pop, non c'è più B, è sparito. Poi adesso vado a fare il test di altri metodi, per esempio vado a testare dunque esempi. Allora, siccome dentro allo stack abbiamo visto c'è ancora A, se chiamo esempi mi restituirà false, perché non è vuota, mi aspetto false. E poi vado a stampare stack.isEmpty. Andiamo avanti, faccio il test perché sono talmente semplici. Test di, facciamo prima size, allora ho un elemento, quindi mi aspetto 1, stack.size. E l'ultimo, il test di clear. Test di clear, quindi stack punto. Ah, ecco, attenzione, qui non posso stampare perché, guardate, il metodo clear, posso guardarlo dall'interfaccia, è uguale. Vedete che è un metodo che restituisce void, quindi se non restituisce niente non posso stampare un bel niente, quindi lo richiamo semplicemente così, quindi adesso posso cancellarla, scriverò stack.clear, ma poi vado a stampare lo stack per vedere se effettivamente è stato tutto cancellato. Stack dopo la chiamata di clear.
Partiamo con lo stack vuoto, inseriamo A, poi inseriamo B, poi andiamo a testare il metodo top, poi andiamo a testare pop, quindi eliminiamo B. Difatti dopo vediamo che lo stack ha solo più l'elemento A, è stato rimosso l'elemento in testa. Poi l'esempio mi restituisce false perché in effetti nello stack c'è ancora un elemento. Poi vado a chiedere la dimensione dello stack, è 1. E poi rimuovo tutti gli elementi con clear e dopo questa chiamata lo stack è vuoto. Ora, domanda. Cosa succede se cerco di accedere agli elementi dello stack quando è vuoto? Un'eccezione. Proviamo? Adesso lo stack è vuoto. Caso di errore. Diciamo, questo è, diciamo, accesso a stack vuoto. Allora, richiamo stack.top, senza andare nemmeno a rimuovere, basta anche solo accedere per leggere. Eseguo. Fa tutto quello che abbiamo già visto, ma alla fine mi dice: c'è un'eccezione, un errore che si verifica nel main ed è questo errore java.lang.indexOutofBoundsException. Index 0 out of bounds for length 0. Cioè non esiste l'indice 0 perché io accedo, sto cercando di accedere con questo metodo top all'elemento di indice 0. Ma l'elemento di indice 0 non c'è perché non ci sono elementi all'interno. Quindi l'errore è un errore di accesso a un elemento all'interno di un array non esistente. Questo errore arriva da sotto, perché la classe ArrayList di Java è implementata con gli array, quindi l'errore parte da laggiù. Si propaga fino ad arrivare a noi. Difatti vedete che l'errore ce l'abbiamo in ArrayList, alla riga 427 del codice Java, che mica l'abbiamo scritto noi, ok? Quindi parte dalla nostra riga 38 della classe stack string test, però è arrivato fin qua, cioè è generato, propagato da tutto il codice che è sottostante, e che è questo, vedete? Quindi il problema va risolto in un qualche modo. Il problema si verifica quando vogliamo andare a leggere o a modificare un elemento e questo non esiste perché la lista è vuota. Quindi si verifica solo con i metodi pop e top, negli altri casi no. Perché se la size ci restituisce 0, clear non farà niente. Esempi ci restituisce true, e push ci permette di inserire, quindi sono solo questi due metodi qua. E allora vado a fare ancora una modifica a questo codice per evitare di avere questo tipo di errori, perché adesso questo è semplicemente un test. È un test, però nel caso in cui andassi a scrivere un'applicazione che usa questi metodi, l'utente si vedrebbe comparire da qualche parte un errore che non sarebbe in grado né di capire. Quindi io gli devo dare una comunicazione molto più chiara. Non gli posso far vedere lo stack trace dell'errore, come si è propagato. E poi eventualmente, non adesso perché questo è un test, ma in un'applicazione reale potrei anche gestirlo questo errore, intercettarlo e dire all'utente prima. Non gli interrompo l'esecuzione, lo mando avanti dicendogli attenzione perché hai cercato di fare questa operazione e non si poteva fare perché, però lo mando avanti, non gli interrompo l'esecuzione del programma. Quindi dentro la classe stack imp ArrayList
Nel metodo POP, prima di fare questa operazione, devo andare a chiedermi if lo stack non è vuoto. Se lo stack non è vuoto, restituisco stack.remove header. Quindi if not stack.isEmpty, aperta graffa, restituisco questa roba qua. Poi qua non c'è neanche bisogno di mettere altrimenti. Perché non c'è bisogno di mettere altrimenti? Perché se la stack non è, lo stack non è vuoto, andiamo a restituire il primo elemento e terminiamo con return, si esce dal metodo. Se non entriamo dentro all'if, non usciamo e andiamo ad eseguire l'istruzione che si trova sotto. E sotto cosa faccio? Lancio un'eccezione. Throw, la parola chiave che serve per lanciare un'eccezione. L'eccezione è un'istanza di una classe. Ci sono tantissime classi di eccezione di Java, possiamo anche creare delle classi di eccezione personalizzate. Ma io qua userò, in questo esempio, vi farò vedere prima l'uso di una classe e poi userò un'altra classe in un'altra situazione, in un altro test, ok? Così vediamo tutte e due. Sono due classi principali, c'è una classe che si chiama Throwable, che è la superclasse di una serie di classi numerose che sono appunto classi che implementano delle che permettono di definire, che definiscono delle eccezioni. Però in particolare noi interessano runtime exception e exception. Sono due, runtime exception ed exception. Iniziamo a vedere runtime exception. Tutte le eccezioni che derivano da runtime exception sono eccezioni non controllate, unchecked. Significa che il programmatore, nei suoi programmi, quindi nel nostro test, il programmatore non è obbligato a gestirle. Può far finta che non esistano, dimenticarsene, con la conseguenza però che poi vengono fuori questi errori qua. Volendo le può gestire, ma non è obbligato. Allora scriverò, siccome le eccezioni sono istanze di classi, creo un'istanza di questa classe runtime exception, aperta e chiusa tonda. Poi posso anche mettere come parametro un messaggio che voglio poi far comparire: lo stack è vuoto, punto esclamativo. Faccio la stessa cosa qui. Vediamo cosa succede. Devo cambiare un po' il test. Vado nel test e gestirò questo errore in modo tale che invece di veder comparire tutto quello stack trace appunto dell'errore, farò comparire il messaggio lo stack è vuoto. Nel linguaggio C, per esempio, quando c'è un errore, viene restituito un valore che può essere un numero, tipicamente un numero. Affrontare e gestire gli errori in questo modo è un po' rischioso, perché prima di tutto io non so se la restituzione di un numero è un errore effettivamente oppure è un numero valido, no? E in ogni caso poi devo conoscere tutti i codici di errore. Qui non è che viene restituito un numero oppure un valore, no, viene lanciata un'eccezione e questa eccezione viene intercettata dalla Java Virtual Machine, si propaga, no? Qui essendo un main va subito alla Java Virtual Machine, la quale, rilevata l'eccezione, termina l'esecuzione e mostra, se non è diversamente specificato, mi mostra tutta la traccia, il tracciamento degli errori, come si è propagato l'errore. E mi dice anche dove è nel mio programma l'errore. Però io posso gestirlo diversamente, appunto adesso ve lo faccio vedere perché... Esatto, io posso adesso fare una cosa molto semplice, faccio solo comparire un messaggio di errore, ma potrei anche creare un ciclo per andare a recuperarlo, questo errore, per esempio.
lì dipende un po' dal programma che sto scrivendo, è ovvio. Comunque sì, io posso intercetto con il blocco try catch e non intercetto un valore specifico, intercetto un oggetto, no? Quindi e questo oggetto contiene delle informazioni, tra cui per esempio il messaggio che io ho specificato all'atto della creazione di questa istanza. Allora, adesso vi faccio vedere come posso risolvere questo problema dell'errore. Invece di stampare system.out.println e quello che vedete, stack.top, racchiudo questa istruzione, però non vi preoccupate, tanto poi lo riprendo, questo argomento delle eccezioni va un po' approfondito. Scrivo try, aperta graffa, dentro questo blocco try, che vuol dire prova, ci metto tutte le istruzioni che io so che possono generare un'eccezione, c'è solo questa. Ora, se non si verifica l'eccezione, viene eseguito il codice e poi si passa ad eseguire quello che c'è dopo questa parentesi. Aspettate, manca un pezzo qua. Si continua ad eseguire il codice, qua non c'è più niente da eseguire. Diversamente, si chiama blocco try catch, proprio perché io posso anche andare a scrivere un blocco catch subito dopo il try, anzi devo, non è che posso, devo scriverlo obbligatoriamente. Questo blocco catch, tra parentesi tonde, ha il tipo di eccezione che intercetta, che nel nostro caso è una runtime exception. Quindi io qua ho lanciato una runtime exception, qua se si verifica un'eccezione, questo blocco mi gestisce l'eccezione di tipo runtime exception e tutte le sue sottoclassi anche. Tutte le eccezioni che sono sottoclassi di runtime exception. Questo è un parametro, è una variabile, potrebbe chiamarsi qualunque altro modo. Dentro questo blocco catch scrivo quello che voglio che succeda se si verifica l'eccezione. Se si verifica l'eccezione, io voglio semplicemente che venga stampato quel messaggio che appunto ho allegato all'eccezione, cioè questo. Per cui scrivo system.out.println e che è l'eccezione, questo parametro qua, punto, c'è un metodo che si chiama getMessage e questo mi stampa il messaggio che io ho scritto dall'altra parte. Quindi se lo stack non è vuoto, non succede nulla. Difatti qui quando testiamo il metodo top, quando lo testiamo qui, vedrete che non succederà nulla di particolare, ma quando arriviamo al fondo, con lo stack vuoto, comparirà il messaggio lo stack è vuoto. Quindi adesso salvo, eseguo nuovamente, lo stack è vuoto. Vado a creare un altro test, ma non uso più le stringhe, uso gli integer, non gli int, perché vi ho detto che dentro a queste strutture non posso mettere dati primitivi, solo oggetti, quindi userò la classe wrapper degli interi, che è la classe integer. Se vogliamo vederla, racchiude quindi un valore di tipo primitivo, per cui il primitivo di valore 10 diventa un oggetto al cui interno c'è il valore 10. Una volta era più difficile gestione perché si doveva creare proprio l'istanza della classe integer, adesso è molto semplificato perché basta dichiarare una variabile di tipo integer con la I maiuscola e si può fare un'assegnazione di valore come si fa con i primitivi. E qua ci sono vari metodi costruttori che tanto non si usa più, vedete, sono deprecati, non si usano più i costruttori, perché appunto si fa come vi ho detto, si crea una variabile, eventualmente se già conosco il valore glielo segno direttamente, se no glielo segnerò dopo.
E poi, vabbè, ci sono dei metodi che all'occorrenza possono essere utilizzati. Quindi, velocemente perché? Perché in realtà vado a fare un bel copia e incolla di tutto questo main, solo del main. Creo un secondo testo, una nuova classe, new class, e la chiamo stack, non più string, ma integer test. Allora, qui incollo il main. Naturalmente, non è corretto, devo andare a fare delle modifiche. Perché? Perché uso adesso questo stack, ma non va più bene mettere string qua. Qua devo mettere integer. Sotto per errore, perché? Perché inserisco una stringa dentro lo stack. Quindi invece di inserire A, inserisco, che ne so, 1. Invece di inserire B, inserisco 2. Correggo i commenti dopo l'inserimento di 1, dopo l'inserimento di 2. Poi, qua mi aspetto 2. Mi aspetto 2 e il resto rimane così. Vado ad eseguirlo, vabbè, ma tanto poi ve lo passo il codice, non vi preoccupate perché se avete capito quello con le stringhe, questo è analogo, è solo per mostrarvi che in modo molto veloce, cambiando questo tipo di base, in qualche punto, senza bisogno di stravolgere tutto il codice, ho un altro programma che funziona nello stesso identico modo. Quindi qua ho dimostrato che io posso utilizzare questa interfaccia stack con tipi base diversi, ma questo era già implicito proprio nella definizione di interfaccia parametrica. E parametrica proprio perché posso andare poi a creare delle strutture dati che contengono oggetti di tipo diverso. Ma c'è qualcosa in più. Allora, adesso andiamo a prendere in considerazione l'altra classe concreta, quella che avevo chiamato Stack Impl Linked List Java, con l'intenzione di andare a creare questa volta una implementazione di quello stack, ma con le linked list. La linked list è sempre una classe del framework collection ed è una classe che implementa list e che fornisce tutti i metodi con relativa implementazione che sono presenti in list. Quindi tutti quelli che noi abbiamo usato con array list li possiamo usare anche con linked list. Esattamente uguali, perché esistono nell'interfaccia. Sia array list che linked list hanno il metodo add nelle due versioni, add all, add first, add last, eccetera. Allora, lo stack T, stack impl linked list parametrica con tipo T. Poi, add and implemented methods. Il codice è lo stesso che abbiamo qua nella classe stack imp ArrayList. È identico, quindi posso copiarlo. L'unica cosa che cambia è la struttura interna, perché non ho più un ArrayList, ma ho una linked list. Quindi posso proprio copiare tutto così, guardate, e poi modificare. Allora, invece di avere new array list, new linked list. Devo importarla, ovviamente. Poi vado a togliere qua questa importazione che non serve, remove. Il resto rimane identico. Ora, torno nel mio test. Questo è un test, però immaginate che sia un applicativo, un programma per l'utente, complicatissimo. Ho deciso che l'ArrayList non mi va bene come struttura di base, cioè questo stack impl ArrayList non va bene. Voglio usare lo stack impl linked list.
Cosa devo fare? Commentare questo? E andare a scrivere. New Stack Imp Linked List. E importare naturalmente la classe, salvare. Qua adesso mi dà questo, non è un errore, un warning, perché mi dice che questa importazione non serve, ma in realtà non serve, la lascio perché voglio passare da un'implementazione all'altra. Se adesso vado ad eseguire, questo dimostra che io non ho praticamente dovuto modificare alcunché nel mio programma principale, pur cambiando la struttura che mantiene i dati. E questo è un enorme vantaggio. E di nuovo ci ritroviamo a quella frase che vi ho detto tempo fa, che magari non è così chiara quando uno la sente la prima volta, che questo permette di avere un'indipendenza dei programmi dalla struttura dei dati. Strutture diverse e implementazioni diverse, ma il programma, diciamo, principale, l'applicazione, deve solo fare la piccola modifica perché ovviamente deve usare la struttura giusta per fare l'implementazione, ma dopodiché il resto non cambia. E questo grazie a cosa? Grazie al fatto che abbiamo usato metodi della interfaccia, perché se usiamo invece metodi delle classi concrete, non è detto che questi siano uguali tra una classe e l'altra. Adesso sì, perché abbiamo fatto noi l'esempio così, ma potrebbero essere diversi. Posso anche utilizzare questi metodi qui, senza mantenere un head. Add first. Aggiungo un elemento come primo elemento della collection. Remove first. Rimuove il primo elemento. Quindi, ma proviamo, cambiamo, tanto abbiamo due classi che fanno l'implementazione. Anche se vado a cambiare dentro, cambio metodo, non implemento, cambio proprio l'implementazione dei metodi, il nome rimane lo stesso, perché? Perché stiamo usando la nostra interfaccia stack, i metodi sono questi qua, si chiamano così. Però nella classe stack imp ArrayList, l'abbiamo appena fatto, ho usato. Ho fatto questa implementazione, nell'altra vado a cambiare implementazione. Quindi, invece di utilizzare questa variabile, questa costante di classe, la posso proprio eliminare. E qui, invece di usare stack.add, vado a scrivere add first. Tolgo via. Sì. Questi metodi sono stati introdotti a partire da Java 21. Vedere che questa non è la 21, devo cercare il runtime. Col 20, però il 20 non va bene perché queste sono è un'innovazione della versione 21, quindi vado qui. Poi vado a cercarmi il JDK 21, programmi, poi Java, eccolo qua, JDK21, seleziona, ok, finish. Invece qui devo scegliere il 21, poi andare a fare più niente, controllo perché non mi ricordo cosa c'è da settare, apply and close, e adesso vediamo se mi dà ancora errore. Quindi finisco. Stack.add first, return first, questo è il pop, quindi se non è vuoto eccetera, return remove first e tolgo via il parametro, add non serve quindi posso toglierla, anche il commento costante di classe. Poi abbiamo ancora questo qui, get first. Quindi sono stati aggiunti proprio
nell'ultima versione LTS, il resto niente, rimane così. Quindi, nonostante ci siano implementazioni differenti nelle due classi, comunque il mio test continua a funzionare, perché a lui non importa come sono implementati i metodi, quindi continua a funzionare questo. Ecco, questo continua a funzionare perfettamente, anche se appunto è stata modificata l'implementazione dei metodi. Ecco, un'altra cosa che vi posso dire rispetto a quello che era all'inizio di Java: adesso è possibile creare delle classi concrete che non implementano tutti i metodi di un'interfaccia. Ci sono alcuni metodi nelle interfacce, poi li vedremo, che sono detti opzionali, e questo implica che nelle classi concrete che implementano l'interfaccia posso anche non fornire l'implementazione. Però se non fornisco l'implementazione, devo fare lanciare a quel metodo l'eccezione. Quel metodo deve lanciare quell'eccezione in modo tale da avvertire che quel metodo è privo di implementazione, quindi non lo puoi usare. Perché? Perché può succedere che in queste interfacce del framework collection ci sono veramente tanti metodi, però poi per un'interfaccia ci sono anche tante classi concrete, e non tutte le classi concrete hanno la possibilità di andare a implementare tutti i metodi, perché sono rappresentate da strutture dati diverse, e quindi alcune operazioni magari su certe strutture non le posso proprio fare, e quindi non posso andare a implementare quell'operazione. Basta lanciare un'eccezione nelle classi concrete per appunto comunicare che quel tipo di operazione non la puoi richiedere. Vedremo ancora i set, gli insiemi, che proprio corrispondono al concetto di insieme matematico, che quindi non possono contenere elementi ripetuti e non sono ordinati. E poi vedremo anche gli algoritmi che si possono utilizzare, sono poi metodi, su queste strutture, che sono molto comodi perché sono algoritmi di ordinamento, di ricerca, che ci permettono di scrivere meno codice perché è già pronto. E poi vedremo le macchine.